una grandissima passione per il proprio lavoro. Quando lavori per passione ti viene tutto bene, perché tu ti alzi il mattino e dici: che cos'è che posso fare per migliorare ancora? E allora giorno dopo giorno migliori, non fosse altro che il nuovo giorno che arriva vede un nuovo punto di partenza che era quello a cui eri arrivato il giorno precedente, quindi pian pianino le cose accadono. Non mi ricordo neanche più che cos'è la domanda. La domanda è: a te è piaciuto sottolineare il fatto che essere associato al ciclismo vuol dire far venire in mente alla gente quello che è uno dei modi di dire più antichi che ci sono in Italia. Hai voluto la bicicletta e allora pedala. Ma sai che c'è? Che quando io alla fine ho ricominciato a correre in macchina, evidentemente tante persone hanno un po' gridato il miracolo, anche perché sai, poi non hanno, si sono un po' perse tutto quello che ci stava nel mezzo, mi hanno visto quasi andare via, sono quasi morto praticamente, anzi mi avevano al TG4, mi avevano anche dato per morto, mia nonna, l'unico buono risultato è che mia nonna non ha più guardato il TG4, perché, e vabbè. E poi mi vedono un anno e mezzo dopo praticamente a fare le stesse identiche cose, per cui viene abbastanza naturale, credo, gridare al miracolo. Però tecnicamente ci sono state tante giornate difficili, ma non nel senso impegnative, stressanti o che cosa, giornate in cui c'erano da risolvere dei problemi che non erano semplici, ed è stato anche appassionante farlo, e pian pianino le cose sono accadute. Detto tutto questo, però, finché rimane all'interno della dimensione di uno sport molto esposto, uno sport elitario come l'automobilismo, dove ragazzi corrono e costano una svalangata di denaro, la gente pensa sempre: sì, vabbè, ma tu sei figlio di un dio maggiore, vorrei vederti prendere una bicicletta e pedalare. Boh, io l'ho fatto davvero, no? Forse questa è la ragione per cui alla fine essere riuscito a ottenere risultati anche lì evidentemente ha spinto le persone a cercare un comune denominatore tra le cose che io avevo fatto nella vita, e le persone hanno identificato evidentemente nel mio